C'era anche l'ex sindaco di Arezzo, Luigi Lucherini, alla presentazione in piazza San Francesco della lista di Fratelli d'Italia che sostiene la candidatura a sindaco del primo cittadino uscente, Alessandro Ghinelli. Centrodestra è unito, centrodestra si presenta a queste elezioni del 2020, a quelle amministrative per l'elezione del Consiglio Comunale e dell'elezione del sindaco con le carte in regola. Questa compagine politica, costituita da quattro soggetti, allora oggi cinque, ha costituito un elemento di novità nella nostra città negli ultimi 5 anni ed è riuscita a creare non consenso, è riuscita a creare una rivitalizzazione della città, è riuscita a creare tante cose che a questa città stanno portando bene e quindi credo che ci proponiamo per un rinnovo dell'amministrazione in mano al centrodestra in maniera, diciamo, credibile. Ci aspettiamo molto da questa tornata elettorale, lo dice anche Francesco Macri, anche lui presente in Piazza San Francesco. Tendiamo un grande risultato perché abbiamo fatto delle bellissime liste sia al Comune che alla Regione che sono perfettamente coerenti con una crescita di un partito guidato da una grande leader, Giorgia Meloni, che ha ricostruito la casa del padre, ha aperto questo partito fino a farne il partito degli italiani, il partito dei patrioti, della nazione. Quindi attendiamo un grande risultato nel segno della continuità del buon governo ad Arezzo e nel segno della fine del malgoverno in Toscana. Dopo 50 anni penso che basti e avanzi la sinistra in questa regione e che si deve voltare pagina. La regione deve tornare a fare o cominciare a fare quello che dovrebbe fare. Essere un ente che mette nelle disponibilità dei veri protagonisti, i sindaci, la, come dire, sovranità amministrativa in maniera compiuta, sia nei servizi che nella sanità. Le problematiche della nostra terra sono molteplici, rispecchiano quelle del paese intero, però noi dobbiamo analizzarle una per una e passo dopo passo cercare di risolverle. Basta essere tuttologici, cercare di essere informati sull'argomento del dibattito del momento. Noi dobbiamo affrontare un problema alla volta, partendo dalle famiglie, dai figli, dai anziani e dal lavoro, dall'agevolare questi artigiani che non ce la fanno più e chiudono. E la ricchezza oggi è facile da perdere, però se ci impegniamo tutti, probabilmente riusciamo a ridare economia e a essere ambasciatori del nostro saper fare, del Made in Italy, del bello e riportare ricchezza in questo territorio. Sul tema delle politiche sociali, Fratelli d'Italia promuove a pieno titolo i 5 anni dell'amministrazione Ghinelli, così come sul tema della sicurezza. I servizi sociali al Comune di Arezzo funzionano molto bene. Per quanto riguarda il problema della sicurezza, più che fare una sede proprio nella zona di Saione, che è la zona più, diciamo, un po' in difficoltà del Comune di Arezzo, questa amministrazione più di così cosa può fare? È stato aperto anche un presidio in piazza Guido Monaco e ne apriremo altri, sono in programma appunto altri presidi per la sicurezza sia dei giovani sia degli anziani.